Al momento siamo ancora fermi con il progetto, nel senso che è stata approvata la nuova forma di luminarie perché volevamo comunque rinnovarle, ma siamo fermi alle adesioni che dovremo avere la prossima settimana. La situazione ad oggi, c'è una parte del paese che non vorrebbe aderire alle luminarie e la maggior parte che vuole aderire, perché il Natale senza l'illuminazione non è nulla. Come al solito siamo sempre disponibili e disposti a partecipare a tutte le iniziative del paese, anche se abbiamo un certo rammarico, perché essendo noi quelli che usufruiscono sempre in maniera diciamo minore o comunque marginale delle iniziative che vengono sempre logicamente svolte nel centro del paese, e nonostante tutto siamo sempre quelli disposti e disponibili a partecipare a tutte le iniziative. Ci dispiace, il rammarico più grosso è che una parte consistente del paese, della zona centrale del paese, sia contrario, nonostante che è la parte che ne usufruisce in maniera diciamo concreta di tutte le iniziative e anche dell'illuminazione. Ci dispiacerebbe moltissimo se il nostro paese non fosse illuminato. Come tutti gli anni però c'è i commercianti che hanno pagato e che non hanno pagato, e usufruiscono sempre quelli che pagano confronto a quelli che non pagano. Le luminarie vanno fatte, va lanciato un messaggio positivo alle persone. Non si può in un momento di crisi stare solo a piangere, anzi bisogna investire e crederci, perché la speranza è l'ultima a morire, no? E quest'anno abbiamo avuto anche 3 ditte che si sono proposte a fare questa illuminazione e abbiamo scelto il consiglio, una ditta nuova, tutto quanto a LED, luci bianche, che si partirà con delle gocce, ghiacciolini nelle vie principali, fuori i cosiddetti archi a capanna, che verrà fatta la Piazza della Repubblica a capanna, e Piazza Fratelli Cervi, e verrà allestito anche l'albero del comune tutto a LED. Il nostro paese non è solo dei commercianti, non può andare tutto sulle spalle dei commercianti. Esistono innanzitutto la testa, la parte politica, ci sono gli assessori deputati a questo, l'assessore al commercio, l'assessore al turismo, che dovrebbero coordinare tutte le nostre attività. E poi ci sono le varie associazioni, la Proloco, le associazioni di via, i rioni, i commercianti, l'associazione albergatori, che non viene mai, o perlomeno io non ho mai trovata presente in queste riunioni, e mi sembra una parte invece molto importante del nostro paese, dovrebbe partecipare alle iniziative e aiutare, come noi cerchiamo di aiutare tutte le iniziative, che siano le iniziative sportive, le iniziative culturali del nostro paese. Per cui io faccio un appello, noi siamo come sempre disposti e disponibili, ma faccio un appello a che sia unione vera e che si vada nel concreto dei nostri problemi, e che finalmente si faccia una programmazione che non sia di 2 mesi in 2 mesi oppure di 15 giorni. Ma io oggi avrei preferito riuscire a parlare del programma estivo invece che quello che riguarda le luminarie, con le solite polemiche o ripicche personali o problemi che non riguardano nello specifico il problema delle luminarie, ma sono altri problemi che vanno affrontati sicuramente e con le dovute associazioni, e tutto quello che compete, ma nelle sedi opportune, e non mischiare le carte, perché alla fine succede un calderone e nessuno risolve i problemi del paese. Sicuramente il Centro Commerciale Naturale, con tutti i suoi associati, ha deciso che le luminarie saranno comunque fatte, perché in un momento come questo è importante che il paese sia comunque illuminato e dia un senso di festa. Seven roses coming to town.